Quando si parla di Afghanistan si pensa subito a violenza, traffico di droga, talebani, incursioni militari americani, arretratezza culturale, ma del popolo afghano in effetti cosa sappiamo? Beh, questa è un'ottima domanda, diciamo. Le relazioni internazionali e la politologia ci insegnano che diciamo, ormai da molto tempo, in particolare dalla caduta del muro di Berlino in poi, le vittime dei conflitti sono vittime civili. Alcuni autori hanno parlato appunto di guerra fra la gente, perché la gente, la popolazione è il cuore di questi conflitti rispetto per esempio agli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando lo scopo magari era conquistare una capitale di un paese avversario. In questi anni abbiamo saputo molto, diciamo così, della popolazione afghana, certamente però da essenzialmente una prospettiva occidentale centrica, no? Dalla nostra prospettiva, nonostante molti attori, penso anche alle organizzazioni non governative ed associazioni, abbiano dedicato molto tempo a lavorare insieme alla popolazione afghana, e sicuramente i civili afghani adesso, in questi giorni, come negli ultimi 20 anni, ahimè, come da molti decenni a questa parte, sono le principali vittime del conflitto. È stato anche complesso riuscire a comprendere la realtà sul terreno, perché molto spesso naturalmente la nostra prospettiva si è limitata alle operazioni militari, e anche dal punto di vista a livello di comunicazione non sempre, per esempio nel nostro paese, c'è stata un'attenzione specifica rispetto alle esigenze del contesto locale, esigenze ancora drammaticamente evidenti a tutti, almeno dal punto di vista umanitario. Pochi giorni fa è nato in Afghanistan un nuovo governo che tra altre cose sembra già avere all'interno dei conflitti piuttosto evidenti, ma per donne e minoranze che problemi ci saranno? A mio avviso ci sono due esigenze, come dire, evidenti dalla nostra prospettiva, analizzando, diciamo, la drammatica situazione dell'Afghanistan. La prima è naturalmente un'esigenza umanitaria. Anche le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali in questi giorni, diciamo, hanno evidenziato questa necessità, la necessità di non abbandonare il paese che è stato, come dire, oggetto di un enorme flusso di denaro negli ultimi anni, anche per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo e la dimensione umanitaria, ma questa fetta di denaro è una fetta molto piccola rispetto alla torta molto più ampia, che si è naturalmente concentrata sulle spese militari e sull'intervento militare. Quello che possiamo fare adesso è molto complicato, no? Per questo, a mio avviso, dalla nostra prospettiva, la cosa più importante è cercare almeno di capire quelle che sono state le lezioni apprese in questi ultimi 20 anni, no? Date le risorse che noi abbiamo dedicato, non solo economica, ma anche le persone che hanno perso la vita, membri delle forze armate, giornalisti, membri di NGOs e altri, e naturalmente anche in rispetto ai civili afghani, dobbiamo cercare di comprendere, no? Che cosa è andato storto e perché essenzialmente abbiamo fallito. Settimana scorsa Faiz Ahmed, direttore dell'intelligence pakistana, è stato avvistato a Kabul, intervistato da una troupe inglese, e naturalmente ha dichiarato che avrebbe avuto da lì a poche ore un incontro con l'ambasciatore pakistano. Probabilmente, ma è un'ipotesi, sembra che sia andato in Afghanistan per appianare le divergenze tra le fazioni talebane. Esiste un rischio reale di guerra civile? Sì, esiste, è stata una caratteristica degli ultimi anni, e anche in questi giorni abbiamo visto i combattimenti nella valle del Panjshir. Il riferimento naturalmente al Pakistan è centrale per capire che cosa non è andato negli ultimi anni. Quando Obama ha avviato la sua strategia, che poi è stata, diciamo, un fallimento, quella del surge, dell'aumento delle truppe, uno degli elementi chiave, insieme alla capacità del rafforzamento, no, dell'attore statuale, delle forze armate, era quello appunto di avere un rapporto diverso, maggiormente collaborativo con il Pakistan. Come ci ricordiamo da Abbottabad, no? Una delle principali basi militari pakistane, dove è stato ucciso Bin Laden, e visto il comportamento, no? E la relazione molto stretta fra appunto il Pakistan e gli attori non, diciamo, non statuali come i talebani in Afghanistan, questo tipo di approccio spiega molto, no? Delle difficoltà che abbiamo avuto a partire proprio dai primi anni successivi, diciamo, all'invasione occidentale del paese.
conosciamo del terrorismo tante sigle, IS, ISIS, ISIL, Daesh, facciamo un po' di chiarezza. Sì, diciamo al di là delle sigle che ognuno come dire, usa in maniera diversa, anche in tono dispregiativo, no? Come Daesh è un termine dispregiativo nei confronti del cosiddetto Stato Islamico, sono due gli aspetti importanti da evidenziare. Il primo, la peculiarità che ha rappresentato appunto ISIL in Iraq e Siria, proprio il tentativo di creare uno Stato, e questo ha attratto un numero enorme di foreign fighters. Questo è un elemento di forte discontinuità nella storia. Abbiamo avuto foreign fighters da George Gordon, Lord Byron fino a Garibaldi, ma in questi decenni, naturalmente abbiamo avuto il caso dell'Afghanistan negli anni 80, ma il numero dei foreign fighters, decine di migliaia di foreign fighters da più di 100 paesi nel mondo ha rappresentato un elemento di enorme discontinuità. Poi fortunatamente diciamo, il controllo sul territorio è stato, ISIL è stato sconfitto sul territorio militarmente grazie all'intervento occidentale, ma anche grazie naturalmente a attori locali, no? Penso diciamo, ai curdi siriani. La minaccia, questo è il secondo aspetto, la minaccia che pone questa organizzazione, che poi si è diffusa in molti altri contesti, anche in Afghanistan dove si è scontrato con i talebani, è ancora molto elevata ed è una delle minacce principali per la sicurezza anche dei paesi europei. L'Italia ha avuto un ruolo in Afghanistan affiancando gli Stati Uniti e non solo in difesa diciamo, della pace ma anche ingaggiando combattimenti. Ma la domanda che volevo fare è questa: perché dopo il 1989 l'Italia diventa un international peacekeeper? Sì, questa diciamo, è una domanda che anche la letteratura non molto diciamo, sviluppata, ma comunque crescente di relazioni internazionali sulla politica di difesa italiana si è posta molte volte. L'elemento chiave è naturalmente la trasformazione del sistema internazionale che ha diciamo, fatto svanire i vincoli della realtà bipolare e ha permesso all'Italia di svolgere un ruolo molto più attivo. In altre parole, l'Italia, secondo la buona parte della letteratura, ha deciso di assumere un ruolo molto attivo militarmente, anche più della stragrande maggioranza dei paesi europei, penso al confronto con la Germania, per come dire, acquisire un maggiore prestigio a livello internazionale, per seguire l'alleato maggiore. Il caso dell'Afghanistan è evidente, siamo andati in quel paese per supportare gli Stati Uniti dopo l'11 settembre e tendenzialmente lo abbiamo fatto in moltissimi altri contesti all'interno di un framework generalmente multilaterale, quindi Nazioni Unite, Unione Europea e soprattutto NATO, che è il framework di riferimento per le nostre forze armate, svolgendo un'enorme quantità di compiti, anche azioni umanitarie, anche peacekeeping, penso alla missione in Libano, ma anche combattimenti, dalle strade di Mogadiscio fino ai ponti di Nasseria, fino appunto a Herat, i nostri soldati hanno combattuto battaglie, hanno perso la vita e hanno ucciso persone e nemici, anche l'idea del nemico è rimossa, no? dal dibattito pubblico attraverso questa narrazione, la narrazione di pace condivisa dai principali partiti all'interno di quella che possiamo chiamare, citando Clausewitz, una nebbia della guerra, ovvero non abbiamo avuto molte informazioni rispetto a queste attività. Proprio per questo è ancora più pressante la necessità oggi, in un contesto nel quale abbiamo appena inviato più di 40 missioni all'estero qualche mese fa, conoscere le nostre operazioni militari all'estero e cercare di discutere delle lezioni apprese in questi decenni. Globalizzazione economica, globalizzazione sociale, globalizzazione per quanto riguarda i media, globalizzazione della democrazia. Si può fare un bilancio di questi ultimi 20 anni sul tema della democracy building? Sì, si può fare questo bilancio. Il bilancio non è particolarmente positivo, c'è stato anche un dibattito recente, no? sul concetto di esportazione della democrazia. La letteratura di relazioni internazionali ci insegna che diciamo, questo tipo di tentativo tendenzialmente non va a buon fine, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, in un contesto poi di conflitti civili, il paese non si sviluppa secondo i canoni della democrazia liberale, quindi imporre la democrazia con le armi, al di là di qualche eccezione, non è un'opera destinata diciamo, ad avere successo. Due, a mio avviso, sono gli aspetti centrali. Il primo, che cosa abbiamo visto in Afghanistan? Il crollo delle forze armate afghane, perché sono scappate, semplicemente perché, come è successo in molti altri contesti, l'attore statuale, in un contesto dove lo Stato non esisteva da molto tempo, non aveva grande legittimità. E quindi noi abbiamo costruito, no, una realtà statuale senza legittimità. Se facciamo lo stesso errore in un contesto strategico per noi come il Sahel, incontreremo gli stessi problemi. Quindi, invece che focalizzarsi, no, sul ruolo degli attori civili, sul ruolo della governance, in contesti dove manca democrazia, manca lo sviluppo economico,
certamente mi rendo conto è più facile parlarne come un professore che realizzarlo sul terreno, ma è questa la strada, non ci sono altre strade. Imporre, come dire, la democrazia dall'alto, rafforzare le istituzioni, le forze armate locali, la sicurezza per i nostri bisogni e necessità non porta a niente ed è un danno anche per noi. E il terzo aspetto, con il quale vorrei anche concludere, certamente adesso siamo preoccupati per la situazione umanitaria, per i profughi, ma fino a qualche settimana fa respingevamo in Afghanistan persone dicendo che no, tutto sommato in Afghanistan la situazione non va male e quindi siete venuti in Europa illegalmente e vi rimandiamo a casa. Credo che anche sul tema dell'immigrazione l'Europa debba avviare una forte riflessione su quello che ha fatto e su quello che, ahimè, non ha fatto in questi decenni. Il ruolo della Turchia nel Sahel, il ruolo della Turchia nel Corno d'Africa, in Afghanistan, il ruolo della Turchia come argine ai flussi migratori verso l'Europa. È plausibile la rinascita del nuovo dominio ottomano? Ma non parlerei, diciamo, di nuovo dominio ottomano, parlerei di una politica estera di difesa molto molto attiva, molto molto dinamica. Naturalmente l'Unione Europea è in una situazione, come dire, difficile nei confronti della Turchia, perché noi la paghiamo per tenere i profughi siriani e la Turchia ha svolto un ruolo, per esempio, molto, molto rilevante nel difendere, no, Tripoli durante la guerra civile libica e sostituendosi all'Italia, che aveva, diciamo, un ruolo principale nel sostenere il governo riconosciuto di Tripoli, e durante, diciamo, il 2018-2019, durante il governo giallo-verde, abbiamo invece scelto di adottare una posizione mediana che naturalmente non ha avuto un buon esito, un buon effetto, e la Turchia si è sostituita a noi. Credo che l'Unione Europea lo sta già facendo e anche gli attori europei debbano cercare di sviluppare una strategia comune rispetto, no, a questo dinamismo di attori. Parliamo di Turchia, ma possiamo anche parlare di Russia, sia, diciamo, in Nord Africa, ma anche in altri contesti.